Cari appassionati di design del Tigullio Design District, benvenuti! Qui è Tommaso di Nautic Experience che vi parla. Oggi intervistiamo Carlos Vidal. Ciao Carlos, benvenuto. Ciao Tommaso, grazie mille a Nautic Experience e anche a Tigullio Design District per l'invito. Sempre un piacere parlare di design soprattutto. Ok, partiamo. Prima domanda. Quali sono le tue prime esperienze del settore del design? Allora, la mia prima esperienza è ovviamente quando ero all'università. Poi ho fatto un tirocinio in uno studio di design di Yacht a Barcellona per circa un anno, in cui ho cominciato a vedere progetti sia piccoli che grossi, ma soprattutto ho cominciato con un progetto anche impegnativo, che era una barca bella di 77 piedi, in cui dovevamo fare tutto lo sviluppo dell'interno, tutti i mobili, tutti i pezzi in 3D per poi fare CNC, no? Tagliare tutto, fare tutti i pezzi, e lì ho colpito con la realtà di quello che è un progetto intero, no? Tanti pezzi che si muovono e tutte le cose che uno deve avere in considerazione a livello industriale e produttivo. Andiamo con la seconda domanda. Quanto è importante il design nel settore nautico oggi come oggi? Allora, il design, ovviamente fai la domanda a un designer, quindi la risposta sarà quella che devo dare, che il design è tutto nella nautica. Il design fa la differenza tra un prodotto di qualità e un prodotto di non tanta qualità. Fa tanta differenza il vedere che sia stato considerato tutto, sia stato considerato chi deve usare il prodotto, come lo deve usare, come si deve sentire quando sta utilizzando questo prodotto. Poi c'è una cosa che col design, soprattutto quando si parla di stile, che non si può misurare, è una cosa che colpisce l'emozione. Quindi la differenza che fa avere la sensibilità per creare un oggetto che quando uno lo vede viene colpito, fa la differenza proprio all'ora di scegliere un prodotto o l'altro. Ma ora parliamo di questa meraviglia, lo Zar Imagine 130. Qual è stato il concept dietro al progetto? Allora, il concetto di questo gommone era quello di combinare i vantaggi di uno yacht di 40-45 piedi, che sono gli ampi spazi del layout, la comodità, quello che trovi su un grande yacht, con la sicurezza, la sportività, la stabilità di un gommone. Quindi noi per quello ci siamo allargati il massimo possibile per creare tutto questo spazio in cui ci possiamo muovere comodamente, fare la sensazione che hai quando sei su uno yacht, ma poi quando ti devi spostare, devi navigare, sentire un po' l'adrenalina del gommone, ce l'hai anche quello. Quindi questo ha marcato molto lo stile, perché non è stato concepito come uno yacht con un tubolare attaccato, ma dall'inizio è stato concepito tutto come uno. Il tubolare si deve fondere con lo yacht, e quindi per quello abbiamo usato delle superfici molto organiche, molto morbide, che sembra proprio che si sta fondendo uno con l'altro. Quindi questa era l'idea principale. Immagino ci saranno state delle difficoltà in questo progetto. Sì, parecchie difficoltà. Ovviamente quando vuoi creare tutti questi spazi che trovi su uno yacht e vuoi dare la sensazione di sportività, è difficile contenere le proporzioni. Fare la barca proporzionata con tanto spazio, ma essendo anche bassa, perché sennò diventa molto tozza, vuol dare una sensazione quella di sportività. Quindi fare entrare gli spazi in cabina dentro, cabina di prua, cabina posteriore, non è stato facile. Poi avevamo questa sfida di creare un hardtop velo ampio come quello che abbiamo creato, che alla fine abbiamo creato in un pezzo unico in carbonio, che è stata una sfida tecnica molto interessante, ma ovviamente difficile, ma penso che ci siamo riusciti, e questo alla fine, vederlo montato e che piace così tanto, è una soddisfazione pazzesca. E qual è il migliore elemento di design? E questa è una domanda difficile. Scegliere uno, non è difficile, molto difficile scegliere uno, ma ti posso dire almeno quelli che per me hanno colpito di più, mi sono piaciuti di più all'ora di disegnarli, che sarebbero le superfici che abbracciano il tubolare, perché è molto difficile fare delle superfici organiche, pulite, che funzionino bene, e poi dare tensione anche
con gli spigoli a queste superfici. Mi piace tantissimo, tantissimo come è venuta la prua, che è molto imponente, che si combina con queste superfici organiche, e poi quello che abbiamo già menzionato, che è l'art top. Io ho cominciato a sparare un po' delle idee un po' pazze, ho provato a vedere se me le accettavano. Io quello che sparavo me lo dicevano di sì, piacevano tanto, io non ci credevo, e alla fine abbiamo fatto questo art top, che è un'idea un po' pazza, ma ce la siamo fatta. Concludiamo con la nostra solita domanda, anzi più una provocazione. Che cos'è il design per te e verso che futuro sta andando? Allora, per me il design è tutto, la mia vita, ma soprattutto ci parlano, nel mio caso, di due cose. Una è soluzionare i problemi esistenti, quindi come possiamo migliorare la barca, come possiamo farla l'esperienza migliore per l'utente. E poi c'è la parte stilistica, che è quella che colpisce, come ho detto prima, è quella che ti fa sentire delle emozioni che non si possono spiegare. Io posso capire quando c'è una persona che mi dice non mi piace questo disegno, lo capisco, ho un'esperienza diversa, una sensibilità, una percezione diversa, e per quello è bello, perché è sempre una sfida di creare qualcosa che piace sempre a più gente possibile, che è quello che si cerca, e che crea un'emozione che quando sale sull'oggetto che tu hai disegnato sta bene, le fa un'esperienza che lui se la gode, questa esperienza. È come quando compri una macchina, ad esempio la mia esperienza, ho comprato la macchina che ho voluto sempre, per mesi quando parcheggiavo la mia macchina camminavo verso dietro guardando la mia macchina, perché non credevo di avere questa macchina, e guardavo le linee, guardavo quella sensazione, quell'emozione che creava a me vedere quel design di quella macchina, è quello che io provo a fare con le barche, no? Voglio che quello che compra una barca che ho disegnato io, quando la ormeggia e sta andando via, si gira indietro, la guarda e dice ma che bella, come mai sono riuscito ad avere questa macchina? E quella sensazione è una soddisfazione pazzesca per me, e se riesco a fare quello, per me il lavoro è fatto. Abbiamo finito, grazie Carlos per questa intervista. Grazie a voi, alla Nautica Experience e a Tigullio Design District per avermi coinvolto in questa intervista, che è sempre un piacere parlare di design.